Vi starete chiedendo cosa ci faccio con un Mini 3 Pro, un drone FPV e soprattutto i goggles 2. Semplice, da oggi DJI ha esaudito uno dei desideri più richiesti, ovvero poter pilotare un Mini 3 Pro e non solo utilizzando il visore per i droni FPV. La vera domanda è: utilizzando il visore per pilotare il Mini 3 Pro riusciremo a ottenere una ripresa simile oppure identica ad un drone FPV? Proviamoci! Avete capito qual è la ripresa del drone FPV e quella del drone classico? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Ho già un po' di considerazioni da fare che faremo alla fine. Direi di iniziare a introdurre l'argomento. Quali visori potremo utilizzare? Con quali droni e con cosa potremo pilotare? Iniziamo dai visori, o con i goggles 2 o con i nuovi goggles Integra. Quali sono le differenze fra i due visori? Gli Integra sono più economici. Non hanno il pad touch per navigare nelle impostazioni, ma avranno il classico joypad e i pulsanti. Inoltre non avremo la regolazione delle diottrie incorporati, ma troveremo in confezione 11 lenti che potremo scegliere in base alla nostra vista. E in più avremo la batteria sul retro per bilanciare il peso del visore. I droni sono compatibili al volo FPV, se potremmo definirlo così, DJI Mini 3 Pro e tutta la serie Mavic 3, dal Mavic Classic al Mavic 3 al nuovissimo Mavic 3 Pro. Per pilotare invece avremo un'opzione, potremo utilizzare solamente il nuovo DJI RC Motion 2. Purtroppo l'uno non si potrà utilizzare e nemmeno il classico DJI RC o DJI RC Pro. Peccato, perché utilizzando il visore in giornate tanto soleggiate poteva tornare davvero molto comodo e utile. Speriamo che coi prossimi aggiornamenti sia possibile. E in più non dovremo comprare il Motion Controller 2. Adesso vediamo come connettere il drone al visore e al Motion Controller. Accendiamo il visore, connettiamo anche lo smartphone in modo tale da poter registrare lo schermo. Scegliamo il modello al quale vogliamo connetterlo, DJI Mini 3 Pro. Accendiamo il drone. In automatico si sono connessi. Se non dovesse avvenire, basterà semplicemente tenere premuto il tasto per connettere il visore, quello interno, e premere a lungo il tasto di accensione. Su entrambi i dispositivi sentiremo un leggero beep e successivamente avverrà la connessione. Come ultima cosa dovremo connettere il Motion Controller 2. Si accende, una volta acceso si tiene premuto il tasto di accensione e ora si fa la stessa cosa con il drone. Pairing avvenuto correttamente. Facile, veloce e indolore. La procedura è sempre quella di connettere prima il visore e poi successivamente il controller. Importantissimo avere aggiornati tutti i dispositivi all'ultima versione. Parliamo del Motion Controller 2, come si utilizza? Semplice, quando lo associeremo al drone apparirà un tutorial davvero ben spiegato nei minimi dettagli e nei minimi pulsanti, e ci spiegherà i movimenti da fare durante il volo per utilizzarlo nel migliore dei modi. Grazie al Motion Controller 2 potremo andare anche in retromarcia, se così si può chiamare su un drone. Grazie a questa sporgenza potremmo fare un volo all'indietro. Tutto è connesso. Prima di volare vi volevo parlare di chi ha supportato questo episodio. Non skippate, perché ci sono anche dei premi. Sto parlando di Wondershare Filmora, che ha lanciato un contest proprio in questi giorni a cui potete partecipare fino al 25 maggio 2023. In palio c'è un drone, vari premi e soprattutto delle licenze gratuite per Filmora 12. Ho editato questo episodio completamente con Filmora 12. Sostanzialmente è ottimizzato maggiormente, è più veloce, più reattivo e più creativo. Entriamo un po' più nel dettaglio come partecipare al contest. Innanzitutto dovrete utilizzare la funzione schermo diviso di Filmora.
quella che avete visto all'inizio dell'episodio durante il confronto tra drone classico e drone FPV. Detto questo, cosa dovrete fare per partecipare al contest? Dovrete creare un video creativo con la funzione schermo diviso di Filmora 12. Sarà davvero molto semplice, scegliete quante suddivisioni e la forma della suddivisione, dopodiché trascinate all'interno i due o più video che avete scelto e modificate a vostro piacimento la lunghezza e i parametri, centrate i video, scegliete un'ottima musica che valorizzi il contenuto e ci siamo. Siate creativi, facciamo vedere a Filmora quanto valiamo. Questo è quello che ho fatto io. Una volta creato il video basterà condividerlo su qualsiasi piattaforma social, Instagram, YouTube, TikTok, inserendo questi hashtag. Condividete il link del video con Filmora tramite un'email. Non mi rimane che attendere e scoprire se avete vinto qualche premio. Per maggiori informazioni e dettagli vi lascio il link diretto alla campagna, al contest di Wondershare Filmora 12, e noi proseguiamo con l'episodio. Un po' di cavi perché devo registrare lo schermo con l'iPhone, altrimenti non potrei mostrarvi le impostazioni che ora andremo a vedere brevemente. Prima di decollare, se avete pilotato Avata oppure una nuova Air Unit O3, la schermata è identica. Se scorriamo verso il basso avremo le solite impostazioni e potremmo attivare LED tracking. Se scorriamo dal basso verso l'alto, entriamo nelle impostazioni della camera, potremmo, come ho fatto io, scegliere la modalità dell'esposizione, quindi manuale, e potremmo gestire ISO, otturatore, shutter speed, bilanciamento del bianco, qualità video, eccetera. Davvero molto molto comodo e interessante. Se scorriamo invece lateralmente avremo le impostazioni di stato, l'album, la trasmissione e le varie impostazioni sicurezza, quindi da qui potremo andare a impostare l'altitudine massima di volo, la distanza massima, l'RTH e così via. Avremo tutti i menu che troviamo quando pilotiamo con il DJI RC o qualsiasi altro radiocomando, insomma con la DJI Fly. Se scendiamo troveremo in comandi la modalità di stabilizzatore, ovvero come stabilizzerà la gimbal, o in modalità FPV per simulare appunto un volo FPV con i movimenti del roll non stabilizzati, oppure follow, stabilizzerà anche il roll e avremo le classiche riprese che siamo abituati a vedere da un drone classico. Dal tutorial ho visto che si può andare in sintonizza guadagno e si può tranquillamente impostare la velocità laterale massima, la velocità massima verticale e così via. Velocità verticale fino a 5 metri al secondo, davvero niente male. Vogliamo un tap sul tasto rosso e si decolla. Piano piano mi sembra di pilotare l'Avata. Se non sapessi di avere il Mini 3 Pro veramente non lo capirei assolutamente. Com'è possibile? Sembra di avere Avata. Ora proverei ad effettuare un orbit, dato che una particolarità del nuovo motion controller è appunto il joypad. Proviamo, quindi andiamo un po' indietro, dato che si può andare anche all'indietro. Perfetto. Ora iniziamo a ruotare col joypad e in più diamo un po' di gas. Sì, funziona! Bisogna solamente prendere un po' la mano, un po' di dimestichezza, ma direi che il risultato è ottimo! Ok, spettacolo! Ovviamente è la prima volta che lo sto utilizzando e bisognerebbe fare un po' di pratica. Dopo aver capito più o meno come funziona, passiamo alla modalità sport. Modalità sport, qui i sensori anticollisione non funzionano. Wow! Il drone reagisce più velocemente ai comandi, è un pochino più divertente. Mi immagino pilotare un Mavic 3 con la sua potenza e la sua velocità. Quello che posso notare è la trasmissione, che non è proprio al top, come potete vedere. Ha qualche lag. Questo in CMOD, sicuramente in FCC il problema non si pone. Non benissimo, ma nemmeno malissimo. Come vedete, proprio come Avata, avremmo l'H virtuale per segnalarci il punto di RTH. Discesa impostata alla velocità massima, non è proprio come Avata, Avata è più veloce, ma comunque ci si diverte già. Attiviamo ora LED tracking e come potete vedere io muovo la testa
e di conseguenza la gimbal si muove con me. Può essere divertente, ma per fare le riprese forse è meglio non averla attivata, perché appena ci muoviamo roviniamo un po' la ripresa. Può essere divertente per scrutare il paesaggio, magari vado sopra alla chioma degli alberi, ok, in questo modo, e poi guardo verso il basso. Sicuramente d'impatto, divertente, ma per fare una ripresa diciamo un po' inutile. Non ci rimane che atterrare e traiamo le nostre conclusioni. Ho parecchio da dire. Dopo averlo provato e soprattutto dopo essermi chiarito le idee, quanto ha senso? Iniziamo a parlare di prezzi. Abbiamo un Mini 3 Pro o un Mavic 3 o qualsiasi altro drone adatto a questa tecnologia. Dovremmo spendere, se non possediamo il visore, 769 euro per avere la combo Integra più Motion Controller 2. Non sono assolutamente pochi, ma vale la pena? Avremo effettivamente la possibilità di filmare come un drone FPV? Sicuramente per tutti coloro che volevano provare l'ebbrezza di volare in prima persona è una bella esperienza. Parliamo però di esperienza, perché per fare riprese cinematografiche, le riprese che ci piacciono tanto, io consiglio il classico radiocomando. Pratico, alla fine con un DJI-RC o addirittura con DJI-RC Pro non avremo così tanti problemi al sole. Lui arriva fino a 700 nits, il DJI-RC Pro arriva fino a 1000 nits. Sotto il sole bene o male si vede sempre discretamente bene, e con i comandi fisici, non di un giroscopio come utilizza il motion controller, sicuramente riusciremo ad essere più precisi. Come avrete capito da questo excursus, a mio avviso non ha così senso acquistare il kit DJI Integra e Motion Controller per provare questa sensazione. Si può fare, è anche molto carino, ma dopo i primi voli tornerete ad utilizzare il classico radiocomando. Sicuramente col Motion Controller 2 avremo tante funzionalità, è facile, semplice. Come abbiamo visto all'inizio, potremo addirittura simulare un drone FPV, ma con un drone FPV avremo dei vantaggi non da poco. Il primo vantaggio è la velocità e la versatilità. Già solo con Avata potremo avere una velocità di discesa ben più elevata e di conseguenza rendere la scena più dinamica, e anche la velocità di crociera sarà più veloce. Nota da non sottovalutare: i droni FPV sono progettati bene o male per subire qualche crash, i droni classici assolutamente no. Ok, sicuramente i sensori anticollisione vengono in nostro aiuto, ma appena mettiamo in sport non saranno più attivi e il crash è dietro l'angolo, soprattutto quando prendiamo tanta confidenza. Inoltre la cam ha un FOV equivalente a un 24 mm, è abbastanza grandangolare, ma contate che sui droni FPV si usano FOV ben più grandangolari, che ci permettono di analizzare meglio l'area circostante e schivare tutti gli ostacoli. Detto questo, io risparmierei ancora qualche soldino e acquisterei una Avata, se vogliamo un pacchetto al 100% ready to fly, altrimenti rimarrei con un drone classico e il mio bel controller. Questa combo la vedo più per vivere una nuova esperienza e divertirsi un po' con il drone che si ha già. Questo è quello che penso io. Fatemi sapere quello che pensate voi qua sotto nei commenti. Se non mi seguite ancora su Instagram, cosa state aspettando? In modo tale da interagire con spoiler, sondaggi e quant'altro. E se non siete ancora iscritti, sapete cosa fare. Ci vediamo in una prossima avventura, in un prossimo episodio. Buon volo a tutti. Ciao!